Milano, Alfredo Pedulla, che notizie possiamo dare e iniziare a dare? Poi aggiungiamo. Alfredo? Sì, io partirei dalla Juve, perché comunque la Juve ha dei nomi in agenda importanti e terrei fuori gli esterni offensivi, perché gli esterni offensivi che la Juve farà e che piacciono, abbiamo parlato di Greenwood, abbiamo parlato di Savigno, piace molto anche Adeyemi, che in uscita dal Borussia Dortmund, comportano una spesa molto importante, e quindi ci vuole l'uscita di Sulè, che andrà via. Credo che l'Inghilterra a 40 milioni sia un'opzione, le valutazioni dei tre suddetti esterni sfiorano, raggiungono quella cifra lì, e poi bisognerà aspettare Chiesa con calma, che è anche lui un predestinato ad andare, non avendo rinnovato il contratto. Ci sono due priorità, che erano tre, e però devo fare prima una premessa sulla storia di Douglas Luiz, di Ealing e di McKennie, che per la Juve è una priorità assoluta, nel senso che non può permettersi di non portare il famoso centrocampista centrale importante che ha chiesto Thiago Motta. È vero che McKennie sulla buona uscita e su altre situazioni sta un po' frenando l'operazione, però io resterei tranquillamente alla finestra domani, tra domani e giovedì sono due giorni che possono diventare chiave. Per la Juve è prioritario portare a casa Douglas Luiz trovando una soluzione, quindi resterei realista, fermo restando che poi dobbiamo aspettare le firme. Ti dicevo, le due priorità per me sono Koopmeiners e Di Lorenzo. Di Lorenzo abbiamo detto di tutto e di più e dobbiamo aspettare. Su Koopmeiners io credo che ci sarà un avvicinamento molto presto con l'Atalanta, che sta pensando ad altri specialisti offensivi. Su Calafiori invece, che sarebbe la terza priorità, io qui andrei un po' più cauto, perché il Bologna continua a giocare giustamente dal suo punto di vista a rialzo e a chiedere dei soldi sempre più importanti, perché non lo vuole cedere. Non credo che la Juve lo aspetterà a vita. Bagatta, comunque sarà l'estate della Juventus, questo mi sembra abbastanza questo si è capito chiaro. Sin da quando è arrivato Giuntoli, poi vabbè, la dipartita di Allegri ha velocizzato se possibile le operazioni, anche perché dopo un anno così, se tu cambi devi cambiare radicalmente dopo un anno così con un risultato del genere, quindi tanto peggio non puoi fare, al di là della qualificazione per la Champions e la vittoria in Coppa Italia, ma peggio per le aspettative della Juve, ed è l'occasione per portarsi a casa il futuro, i prossimi, non dico 10 ma 6-8 anni, cioè almeno 5-6 giocatori che saranno l'ossatura di una formazione che comunque doveva essere rifatta, e l'occasione buona è arrivata con un grande manager, un allenatore perfetto, un pubblico che ha voglia di rivedere una squadra che oltre a vincere giochi un bel calcio, è una proprietà, per quello che posso conoscere io in certo senso abbastanza, una proprietà che anche lì ha voglia di divertirsi, perché secondo me nell'ultimo anno ha fatto finta di divertirsi, lascia stare quello che è successo poi alla fine, ma ha fatto finta di divertirsi, perché anche quando vince 1-0 con un tiro in porta, benissimo, il calcio è vincere, la classifica è quella, però vuoi andare in tribuna a Torino in uno stadio che probabilmente è il più bello d'Italia e anche vedere qualcosa di eccitante, eclatante. Allora, questa è una notizia sul mercato della Juventus, è una Juventus da ricostruire. Come cambia però la Juve da Allegri, mister Semplici, a Thiago Motta? Perché comunque sono visioni completamente diverse di calcio. Ma è chiaro, lo stile di gioco di Thiago Motta, perlomeno ve l'ho fatto vedere a Bologna, è diverso, ha una mentalità diversa, un'occupazione dello spazio diverso e lo sfruttamento delle caratteristiche dei calciatori differente. È chiaro, insomma, non sarà comunque così semplice, perché insomma la Juve dopo questi tre anni particolari dove di difficoltà anche a livello societario vogliono sicuramente tornare a vincere, anche se quest'anno hanno vinto la Coppa Italia, credo che gran parte del merito bisogna dargli Allegri, che in questi tre anni ha fatto secondo me un lavoro veramente importante, però hanno fatto questa scelta, nuovo direttore, nuovo allenatore, e credo ora staranno cercando di investire per mettere a disposizione una rosa per tornare a competere per lo scudetto e per la Champions League. Allora, ci sarà la rivoluzione nella Juventus, la strada intrapresa è quella giusta, può essere secondo te, direttore Brachino, già una Juventus pronta a puntare al vertice, anche se l'Inter comunque sembrerebbe in questo momento molto più avanti? Io personalmente, va tutto bene quello che ho sentito, penso di no, ho sempre detto che secondo me è giusto quello che diceva anche lui in termini societari,
in termini addirittura di divertimento, cioè la Juve deve tornare a essere una grande squadra, una squadra che motiva una tifoseria importante, che giochi un buon calcio, che poi possa essere fin dal primo anno una squadra che sicuramente punterà a fare molto bene. Non so se potrà colmare la distanza con la numero uno del momento, che è l'Inter, subito al primo anno. Ma perché no? Però non credo, mi sembra di aver capito anche nelle dichiarazioni di Giuntoli fatte un po' di tempo fa, tarda primavera, che questo era l'anno di una ripartenza importante. Sì, e non un po' per l'anno zero, diciamo. Non, però, e non per forza una ripartenza con i titoli, no? Per dire. No, che mancherà sicuramente però, l'esperienza. Certo. L'esperienza certo, metà però se squadra, la Juve devi provare a... Metà squadra inesperta, certo. Lo stesso allenatore ha giocato in Champions, ma non ha mai allenato in Champions, quindi sicuramente qualche mese di apprendistato, non per come si calcia il pallone, ma come, per come si gestiscono certe cose, trasferte, la pressione e tutto il resto ci sarà. Però ripeto, è una programmazione a medio termine, quindi questo sarà un anno di ripartenza, poi ce ne saranno. Io credo che la Juventus, scusami Claudio, finisco, la Juventus in un paio d'anni tornerà ad essere la Juventus, diciamo, la Juventus che sapevamo e conoscevamo qualche anno fa. Anche perché se parliamo di anni di ricostruzione, e gli anni di decostruzione sono stati tanti, perché ci sono almeno due anni, perché di un anno proprio, totale. Però un anno è il problema societario. Io sono un po' più politico di lui come approccio alle cose, ma la società è stato drammatico, insomma, no? È stato, cioè, poche società di quella grandezza hanno avuto uno shock di quel genere lì, a livello familiare, a livello di consiglio di amministrazione, a livello di inchiesta, a livello di penalizzazione. Cioè, giusto, sono arrivate botte dappertutto. Giusto o sbagliato che sia, di fronte a queste cose spesso altre società ci mettono 10 anni per tornare grandi, no? Lì ci sono tanti motivi per tornare ad esserlo. Non è detto che ci si riesca subito al primo anno di rifondazione, anche dopo, diciamo, il ritorno di Allegri, che è stato al di là della conclusione, che se poi per certi versi giornalisticamente ci ha divertito. Assolutamente, insomma, no? Sì, sì. A me devo dirti che Allegri mi ha divertito in quel momento, io sono un uomo di sul teatro. Sul finale. Sì, a me mi è risultato simpatico così questo gesto eroico. Ma sì, questo gesto eroico, però finisce una stagione un po' malinconica per tutti, società, gioco, allenatore. Quindi devi rifare tante cose tutti insieme, quindi la squadra, un clima, un gioco, una motivazione. Torneranno grandi, non è detto che vincano subito. No, anzi è molto complicato. Alfredo, non solo le entrate, anche le uscite della Juve? Sì, le uscite, togliamo Chiesa, come togliamo Di Lorenzo, come togliamo Retegui, come togliamo Buongiorno, togliamo tutti quelli che sono sul mercato, perché insomma siamo dentro gli europei. Eisen ha molto mercato, valutazione 30 milioni, o entra in un'operazione con l'Atalanta, che cerca un paio di difensori centrali a maggior ragione dopo l'uscita di Scalvini, o ci sono delle proposte all'estero. Ieri ho parlato di un sondaggio del Girona, che te lo confermo, ma lui ha mercato anche in Germania. Lo stesso Sulè, 40 milioni, ha mercato in Germania, ma mi sembra un po' difficile, vedo più l'Inghilterra. E poi le altre uscite, Milik vuole restare, sicura, e tra l'altro ora infortunato, Ken è in uscita, UEA punto di domanda, per me anche Danilo è un punto di domanda, lo stesso Rugani ha rinnovato un punto di domanda, io credo che ne vedremo ancora tante. Su Szczęsny ti ho detto ieri e anche nei giorni scorsi che l'Al Nassr è d'accordo sull'ingaggio, bisogna trovare gli ultimi dettagli su un mercato che in Arabia, dobbiamo ricordarlo, parliamo di cose futuristiche e futuribili, in Arabia il mercato che apre a luglio inoltrato, quindi siamo al 18 giugno, domani 19, quindi c'è tutto il tempo. C'è la ricerca del bomber, tutti vogliono l'attaccante.